Signori, bentornati o benvenuti sul canale. Io sono Dario, detto il Darion, e oggi è il 5 giugno. 5 giugno, il giorno dopo l'anniversario della vittoria dello scudetto, arriva quasi sicuramente, perché sto registrando questo video di mattina, l'annuncio di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli. Allora, questo sarà un video un po', diciamo, di considerazioni personali. Mi sono segnato delle cose che a breve dirò. Prima di cominciare, però, vi ricordo come sempre l'iscrizione al canale, ragazzi, che è totalmente gratuita, e poi attivate anche la campanella. Allora, ragazzi, Conte al Napoli. Ammetto che dire Antonio Conte, il nuovo allenatore del Napoli, un pochino di brividino alla schiena me l'ha dato, vi dico la verità. Inevitabilmente questo giorno è un giorno comunque storico, perché nella storia del Napoli, tolto Ancelotti, almeno nella storia, diciamo, del Napoli di De Laurentiis, ecco, facciamolo un po' più ristretto. E dopo Ancelotti, questo è il nome più, diciamo, grosso che De Laurentiis riesce a portare. E solo per questo gli faccio un grande applauso, perché comunque io ero uno di quelli che non credeva a Conte, perché lo ritenevo impossibile per varie motivazioni che vi ho spiegato nei mesi scorsi. Alla fine però è arrivato, e il fatto che sia arrivato Conte mi fa capire delle cose, sia dal punto di vista, diciamo, dell'atteggiamento che avrà De Laurentiis nel prossimo futuro, e poi per un'altra serie di motivi che adesso vi andrò a dire. Mi sono segnato un po', diciamo, gli aspetti positivi, gli aspetti negativi di Conte al Napoli. Non li ho messi in ordine di importanza, li ho messi in ordine per come mi erano venuti in mente. Cominciamo dai punti di forza. Allora, innanzitutto, sicuramente un punto di forza di Conte è la sua ambizione. Conte è un allenatore che vuole sempre vincere, è affamato di vittorie, e la cosa bella è che lui è un vincente. E qua c'è già un primo punto, diciamo, di discontinuità rispetto al passato, perché tutti gli allenatori che sono venuti prima di Conte, esclusi Ancelotti e Benitez, non erano vincenti. Lo sono diventati alcuni a Napoli. Spalletti, per esempio, sì, aveva vinto in Russia, ma un campionato in Russia non può essere paragonato a un campionato in Italia. Aveva vinto una Coppa Italia con la Roma, però il bottino grosso l'ha vinto a Napoli. Sarri veniva dall'Empoli, non ha vinto niente a Napoli purtroppo, però si è consacrato come allenatore. Infatti poi dopo è andato al Chelsea, alla Juve, ha vinto. Mazzarri all'epoca era uno che si doveva affermare, e lo ha fatto a Napoli, ha vinto anche una Coppa Italia. Quindi qua abbiamo un punto di discontinuità rispetto al passato recente, perché Conte è un vincente, ha vinto 5 campionati tra Italia e Inghilterra, ha vinto delle coppe nazionali. Ma la cosa importante è che lui, pur essendo vincente, non è, diciamo, uno sazio, non è uno che viene qui per prendersi la pensione, diciamo, tra virgolette, ma è uno che vuole fare ancora, vuole continuare a vincere. E questa, secondo me, è una cosa molto importante, e che saprà trasmettere ai giocatori, a tutti gli addetti ai lavori che gli staranno vicino. Un altro punto di forza è la sua mentalità vincente, cioè lui, essendo un vincente, sa come si vince e sa cosa si deve fare per arrivare alla vittoria. L'altro punto di forza di Conte è Oriali. Chi mi segue da tempo sa che io chiedevo a De Laurentiis una figura nella società che fosse appunto quel dirigente barra collante tra la squadra e la dirigenza, e questa figura è Oriali. E sono contentissimo che De Laurentiis abbia fatto questo, abbia portato a Napoli anche Oriali, perché era quella figura che secondo me mancava da troppo tempo, ed è quella figura che andrà ad aggiungere, sarà quel plus. È stato un dirigente, diciamo, nel corso della sua storia, ha fatto il direttore sportivo, è stato un dirigente, team manager. È proprio quella figura che, messa vicino all'allenatore, può aiutare tutto l'ambiente a migliorare. E anche lui, come Conte, è un vincente. Un altro punto di forza sicuramente è il fatto che adesso il Napoli ha una considerazione diversa. Fino
Fino a praticamente un mesetto fa il Napoli era quella squadra che tutti dicevano: avete visto, è stato tutto un caso, squadra sopravvalutata, la vostra dimensione è questa, è il decimo posto, siete una provinciale, tale rimarrete. Il Napoli fino a qualche settimana fa non era considerato pericoloso, temibile. Adesso, prendendo Conte, la considerazione che viene dall'esterno sarà inevitabilmente migliore. E adesso il Napoli è una squadra che è temibile. È un primo assaggio, ragazzi, lo abbiamo avuto nelle ultime settimane tramite vari giornalisti che hanno già cominciato con quella narrazione, no? Che Conte non lo voleva nessuno. Conte è un allenatore comunque che in Italia è molto considerato, e se lo ha preso solo il Napoli è perché può permetterselo il Napoli. Quindi grazie a Conte il Napoli adesso, almeno in ambito nazionale, riprenderà un po' più di considerazione e diventerà temibile un po' agli occhi di tutti quanti. Un altro punto di forza per me, e questo è importante, Conte è uno che tiene a bada la stampa, e mi riferisco principalmente alla stampa locale, che sappiamo essere fatta di personaggi ai limiti dell'indecente. Conte è uno che non si fa mettere i piedi in testa dalla stampa, non si fa mettere i piedi in testa in generale. Con Conte non si scherza, la stampa non potrà fare i suoi classici giochini, e se li fa, Conte risponde a tono e ti distrugge mediaticamente. Ricordiamoci Spalletti con Auriemma. Mi aspetto una roba del genere se dovesse capitare. Quindi Conte è uno che tiene botta alla stampa e che non gli permetterà di fare i suoi classici giochini. Un'altra cosa importante, ragazzi, è che Conte è un nome che unisce tutti, specialmente i tifosi. È una cosa importante perché comunque Napoli è sempre stata una piazza divisiva, non solo dal punto di vista dei tifosi, ma anche dal punto di vista appunto della stampa. E secondo me Conte può essere quella chiave fondamentale per far tornare quell'unione di intenti che era stato bravo Spalletti a portare nell'anno dello scudetto. E poi, ragazzi, il punto di forza, questo forse è più importante, è De Laurentiis. Cioè, De Laurentiis, prendendo Conte, innanzitutto mi ha fatto capire che vuole tornare al top immediatamente, perché comunque Conte non è un allenatore, diciamo, da progetto, ma è un allenatore che è impattante sin da subito. Questo lo dice la sua carriera. Arriva la Juve, che era settima, la porta a vincere. Arriva al Chelsea, che finiva l'anno prima quinta, e la porta a vincere. Arriva al Tottenham, che si trova nella zona destra della classifica, e la porta in Champions League. Quindi la sua carriera è fatta di questi anni impattanti. Non sto dicendo che adesso arriva al Napoli e vince lo scudetto, però sicuramente non è che adesso ritorniamo decimi noni l'anno prossimo. E poi la cosa che vi ho detto prima è che sto dicendo da mesi: De Laurentiis con questa scelta mi sta facendo capire che gli errori fatti lo scorso anno sono stati, diciamo, assimilati, e ha imparato appunto la lezione. Ha preso Reali, ha preso Manna, ha preso appunto Conte, ha preso delle figure in società competenti di alto livello, specialmente Conte o Reali, e li lascia lavorare, fa delle gare. Pensiamo alla trattativa Conte: non l'ha portata avanti De Laurentiis, ma l'ha portata avanti Manna. De Laurentiis intanto si faceva le vacanze a Ibiza. Questo io chiedevo. La delega. La delega è una società un po' più strutturata rispetto allo scorso anno. Non è che siamo diventati ora la società con 300.000 nomi, però già che hai un DS che lavora e che lo lasci fare, già che hai una figura come Reali, che è un dirigente barra team manager di alto livello e che tiene tutti sul pezzo, e tieni poi un allenatore che insieme a Auriali e al DS fa il suo lavoro, è già molto molto importante questo. Quindi ADL, prendendo Conte, mi sta dimostrando comunque di voler fare le cose in grande e che sta imparando gli errori fatti, ecco. Però non bisogna fermarsi qui, non bisogna fermarsi qui, perché adesso entriamo nei punti, diciamo, negativi dell'arrivo di Conte. Uno sicuramente è il carattere, sia di De Laurentiis che di Conte, tutti e due. Perché? Allora, carattere possiamo considerarlo sia un punto di forza che un punto di debolezza. Punto di forza perché c'è la parte ambiziosa. Punto negativo perché comunque
Conte è uno che, se le cose non vanno come lui vuole, se le cose non vanno bene, se non lo accontenti, lui non si fa problemi a scagliarsi contro la società. Conte è uno che, se non lo accontenti, poi ti dà le mazzate in conferenza stampa. E questo potrebbe essere pericoloso, perché comunque a me la cosa che più, diciamo, mi spaventa di questa trattativa, diciamo, dell'arrivo di Conte, sono appunto i caratteri di Conte e De Laurentiis. Sono due caratteri molto forti, sono due personalità molto forti che potrebbero andare a scagliarsi uno contro l'altro se le cose non dovessero andare bene. Questa è l'unica cosa che mi preoccupa di questo arrivo di Conte. Però dall'altra parte dico, stai dando dei soldi importanti a Conte, ti stai portando, diciamo, economicamente parlando, una spesa importante che stai facendo, e non penso che De Laurentiis sia così stupido da, diciamo, mandare tutto in vacca perché deve fare, diciamo, i suoi comodi. Ecco, per esempio, io adesso non mi aspetto più un De Laurentiis che se ne va negli spogliatoi durante l'intervallo a dire che cazzo stai facendo, come faceva con Garcia. Questo con Conte non lo farà mai, e su questo sono convinto, ha avuto delle garanzie. Probabilmente non vedremo più un De Laurentiis che va a Castelvolturno a, come posso dire, a osservare o a, super, a visionare il lavoro dell'allenatore. Diciamo, Castelvolturno e lo spogliatoio, secondo me, sono due luoghi che adesso De Laurentiis non vedrà più per un bel po'. E poi un'altra cosa dove secondo me Conte ha avuto delle garanzie è la comunicazione. Cioè, secondo me con Conte al Napoli non vedremo un De Laurentiis che ogni 3x2 parla e dice cose che non dovrebbe dire. Occhio a questo punto, diciamo, di debolezza, il carattere, perché secondo me sono due, diciamo, sono due bombe che da un momento all'altro potrebbero esplodere e provocare molti danni. Punto debole sono i costi, però questo, diciamo, che è un punto debole più che altro per l'anno prossimo se non va in Champions. Prendendo Conte, tu comunque adesso hai l'obbligo di arrivare almeno in Champions League, perché questi sono costi comunque che puoi sostenere se sistematicamente vai in Champions e fai un percorso importante. Se invece non vai in Champions e non hai quegli introiti importanti per poter sostenere la spesa, lì diventa un problema. Però diciamo che per un anno te lo puoi anche permettere, secondo me, un Conte senza Champions. Però l'anno prossimo si deve stare in Champions, quello è d'obbligo. Punto debole numero 3, il modulo e la filosofia di gioco. Però questo, diciamo, che è un punto debole, diciamo, relativo. Per me è un punto debole tra virgolette, perché comunque io, lo sapete, mi piace il calcio esteticamente bello, come era per esempio quello di Spalletti, quello di Sarri. Sotto questo punto di vista mi definisco un esteta. Conte non è neanche Allegri, cioè non è che adesso vediamo il nulla cosmico di Allegri, ma sicuramente non vedremo il calcio champagne di Spalletti, per esempio. Il calcio di Conte è un calcio sicuramente dove vedremo tanta intensità, tanto atletismo, tanta lotta. Si butterà il sangue sul campo fino al 95esimo, però non penso che vedremo cose incredibili come per esempio abbiamo visto col primo Sarri e con Spalletti. Comunque, su questo ci faremo un video dedicato, penso venerdì. Faremo una sorta di analisi tattica, un po' vedremo come giocherà il Napoli di Conte. Per me è, diciamo, un punto debole perché non vedremo il calcio spettacolo di Spalletti, però qua rientriamo nei gusti, ecco. E vabbè, poi il modulo, perché comunque anche qui punto di discontinuità rispetto al passato, perché tu da quando hai preso Benitez hai sempre portato avanti la filosofia del 4, della difesa a 4 e in generale il 4-3-3 con Conte difesa a 3. Poi sì, potrebbe magari tornare a difesa 4 perché lui nell'intervista di Stellini aveva detto che si era aggiornato e che quindi potevano esserci delle novità tattiche. Queste novità tattiche però non sappiamo se sono appunto il ritorno alla difesa 4 o un qualche correttivo tattico nella difesa 3, non lo sappiamo, però potrebbe esserci un ritorno di Conte alla difesa 4, ma penso che di base lui porterà la difesa 3. E poi ragazzi, l'ultimo punto debole che ci tengo a precisare, non l'ho pensato io, ma l'ho sentito da Valerio di Azzurro Fluido,
Ed è secondo me un punto importante da dire perché è vero, il potere politico, cioè Conte in Italia ha allenato la Juve e l'Inter. Lui uno scudetto l'ha vinto col famoso gol fantasma di Muntari col Milan. Lui comunque ha allenato due club in Italia che hanno un peso specifico importante, che hanno una considerazione importante, che hanno politicamente un peso importante. Adesso allena il Napoli. Conte era uno che sul campo, diciamo, parlava parecchio, si lamentava con l'arbitro. Questa cosa al Napoli può pagarla. Così come possiamo pagare un ipotetico gioco aggressivo fatto di contrasti duri, di entrate aggressive. Al Napoli, ragazzi, basta vedere il passato recente contro la Fiorentina. Kvara ha accennato una protesta, è stato ammonito. Quindi a Napoli il peso politico non c'è. Quindi attenzione a questa cosa perché potrebbe spostare ed è una cosa che secondo me Conte terrà molto a mente. E quindi ragazzi, questo è quanto. Queste sono le mie considerazioni sull'arrivo di Conte. Chiudo però facendo un appello a tutti voi. Non facciamo l'errore adesso di dire l'anno prossimo vinceremo lo scudetto, perché non c'è scritto da nessuna parte che tu prendi Conte e vinci il campionato l'anno prossimo. Tu se prendi Conte stai dimostrando comunque di volerci provare, la volontà di tornare al top, di fare bene c'è, però la volontà non si traduce automaticamente in vinceremo. Calma ragazzi, calma, andiamoci molto calmi. Innanzitutto dobbiamo vedere il mercato. Vediamo che mercato farà il Napoli quest'estate e poi occhio al punto che vi ho detto prima, il carattere. Io ci vado molto piano, anche perché con Ancelotti ho imparato che non è scritto da nessuna parte che prendendo il grande nome tu poi vinci. Sicuramente il fatto che il Napoli non giochi le coppe è un vantaggio importantissimo, però ripeto, ragazzi, con calma. Ragazzi, questa è una clip che ho dovuto registrare dopo perché mi è venuta in mente dopo. Io penso che con l'arrivo di Conte siamo ufficialmente entrati nella famosa New Era che De Laurentiis pronunciò l'anno scorso. Prendi un allenatore di una caratura molto importante, con uno status molto importante, economicamente parlando, sborsi una cifra molto importante, ti inserisci in società delle figure molto importanti come Oriali, prendi un DS giovane ma competente come Manna e, cosa più importante, lasci delegare il tutto a ognuna di queste figure. La New Era. Penso che con un anno di ritardo, ma penso che siamo entrati nella new era con Antonio Conte. Alla luce delle scelte fatte ultimamente, possiamo dire che l'anno scorso è stato un incidente di percorso. Detto questo, ragazzi, la clip extra finisce qui. Vi lascio adesso al Darion del passato. Fatemi sapere un po' la vostra nei commenti. Lasciate un bel like se il video vi è piaciuto. Iscrivetevi al canale che è totalmente gratis e attivate anche la campanella. Detto questo, caro Antonio, welcome, benvenuto a Napoli. Spero che tu possa farci gioire. Spero che tu possa venire qui a Napoli per scrivere pagine di storia importanti. Auguro il meglio al mister e speriamo veramente di poter un giorno stare qui e raccontare magari un qualcosa di importante.